Ebbene ragazzi, eccoci di nuovo insieme per questo ultimo video di questo sabato. Allora ragazzi, chi ci ha seguito nel corso del ritiro di Aronzo di Cadore, dove eravamo fino a 3 giorni fa, più volte mi ha sentito parlare di un giocatore in termini positivi. Ora parliamo proprio di lui. Chi è? Dai, che avete capito. Intro. Cara community del Bar del Calcio, ben trovata. Ti ricordo che sono in vendita i miei libri, a cominciare dall'ultimo che ho pubblicato, Fuggire per rinascere. Trovate anche gli altri due libri, Una storia vera e La stella verde, tutto in descrizione a questo video. Avete tutti i riferimenti qualora siate interessati all'acquisto. Ti ricordo inoltre il nostro sito velodicoqui.com, all'interno del quale, come potete vedere, una volta entrati nel sito, cliccate sul bar del calcio, cliccate di nuovo sul bar del calcio e si apre la sezione dedicata a tutto ciò che riguarda appunto il mondo scritto del nostro canale, con opinioni personali e di tutti coloro di voi che volessero esserne parte integrante scrivendo articoli. Sulla destra, attenzione, molto importante, cliccate il tasto Segui per entrare a far parte dei fedelissimi della community. Bentrovati a tutti voi ragazzi, vi ricordo come di consueto che in descrizione a questo video trovate tutte le informazioni riguardanti appunto il bar del calcio. Mi raccomando amici miei, leggete, dove vi capita di leggere il sottopancia scorrevole, perché è un video che ho lavorato, ho elaborato al computer, prendete già le informazioni di lì, altrimenti in descrizione a questo e a tutti gli altri nostri video appunto trovate le informazioni di riferimento importanti, il numero di telefono per il quale vi invito sempre a salvarvelo nella vostra rubrica in modo che mandate un audio di riflessione o di saluto, qualunque cosa volete, purché non abbia una durata superiore a 1 minuto, per favore, e tutte le altre informazioni. Allora ragazzi, andiamo un po' a parlare del giocatore in questione. Ovviamente non può che essere lui, perché sia me che Fabrizietto, da parte di noi due, ne avete visto parlare, avete sentito parlare sempre in maniera positiva. Attenzione, attenzione, perché Akpro sta guadagnando moltissimi punti nelle gerarchie di Baroni. Ovviamente non vi sto parlando di un giocatore che può andare a fare il titolare nella squadra di Baroni, ma Akpro, ragazzi miei, in questa Lazio potrebbe essere no utile, ma di più, per innalzare la qualità media della squadra. Akpro, ragazzi, in ritiro ha sempre dato il fritto. Akpro nelle amichevoli ha sempre dato l'anima, gli va riconosciuto un grandissimo impegno. È un giocatore, lo sapete, ne abbiamo già parlato in altre situazioni, molto molto attenzionato da squadre di centro classifica, prima su tutti il Monza, con il quale già vi ho raccontato Akpa ha un accordo di base per un quinquennale. Ma il Monza cosa fa? Sta giocando una carta astuta, siccome non rappresenta per il Monza Akpa una priorità. Attenti, perché mo stanno per vendere col pane alla Fiorentina e potrebbero cambiare alcune dinamiche in termini di priorità interne alla squadra diretta dal buon Gagliani. Attenzione, perché il Monza ha detto, ragiona in questo modo: arrivo a fine mercato e poi la Lazio ovviamente abbassa le pretese e Akpa me lo dà qualcosina di meno. La Lazio vuole intorno ai 5-6 milioni di euro per Akpro, non credo alle cifre che si sono lette, 7, 8, 9 milioni, non credo. La cifra più corretta è quella che vi ho detto poc'anzi. Ma attenti, perché nel mentre Akpro guadagna posizioni con merito. Ragazzi, adesso lo so già che tanti di voi andranno a commentare sotto sto video una cosa del tipo: guardate, ecco, una volta era uno scarto, mo diventa un giocatore utile per la nostra squadra. Sì, innanzitutto c'è da fare due ragionamenti. Il primo è che la qualità tecnica media di questa Lazio è scarsa, è bassa, ampiamente sotto il 6. Io mi sono esposto anche in maniera abbastanza dura nei giorni scorsi, e chi è fedele e chi ci segue regolarmente lo sa.
Questa è la prima motivazione, quindi un ACPA per forza di cose, se abbassi la qualità media della squadra, ACPA ci sta bene. Secondo poi, tecnicamente ACPA non è poi malissimo. Terzo poi, raga, nell'ottica di avere una panchina di qualità, una panchina lunga, considerando che Baroni è uno, almeno da quello che mi è stato riferito, che alterna moltissimo i giocatori, perché lui alla propria squadra la spompa, chiede ad andare a 2000 sempre. Quindi se hai giocatori dinamici, attenti, perché questo è un punto a favore di ACPA, e se hai giocatori che fanno dell'intensità e della densità il gioco di gioco, è meglio. Tendenzialmente hai buone probabilità, anche se mi cambi mezza squadra di movimento a partita, e con Baroni è molto probabile che questo accada, ricordatevi quello che vi sto dicendo adesso, mantieni tendenzialmente un trend di rendimento all'interno della stessa partita uguale. Ok? Quindi ACPA io lo vedo bene. Se sono vere le cose che si leggono in giro sul fatto che ACPA Pro sta guadagnando tanti punti all'interno delle gerarchie, che Baroni sarebbe arrivato al punto da valutare attentamente la sua permanenza nella Lazio, a me non dispiace, in primis per l'impegno. E io ve lo dico chiaro e tondo, mi viene in mente un giocatore che per impegno mi ha fatto davvero inferocire, a vederlo con i miei occhi nel ritiro, questo è Basic. Ve lo dico, già lo sapete cosa ne penso di Basic: scarso impegno, assolutamente poco disponibile coi tifosi, e quindi già con questi due aspetti per me Basic lo puoi mandare pure a far magazziniere a Formello, per come la vedo io. Quindi mi auguro che davvero Basic trovi quanto prima una sistemazione altrove, fuori dalla Lazio, perché io certi giocatori, certe persone ancor prima che giocatori, nella mia Lazio non le voglio. Quindi ACPA è un merito, questo video non va a rappresentare che un merito. Ora io quello che invito a fare a molti di voi è analizzare la situazione ACPA scevi da quello che è stato la gestione del giocatore stesso negli anni passati. Ok? Prendiamo ACPA in questa Lazio, anche per il tasso tecnico che cala, può essere un giocatore assolutamente utile. Lo ribadisco a gran voce, può essere un giocatore assolutamente utile. Quindi mettiamo da parte tutto, mettiamo da parte qualunque cosa anche negativa sulla gestione d'ACPA. In questa Lazio, nell'ottica di allungare la panchina, lo sottolineo perché altrimenti poi vengono messe in bocca parole non dette, nell'ottica di allungare la panchina, io ACPA me lo prendo e me lo tengo. Ma sapete anche perché? E per me questo è fondamentale. Perché ACPA si impegna, è uno che dà l'anima, è uno che dà tutto, sia quando si allena che quando sta in partitella, indipendentemente dal grado di difficoltà della partitella che si va ad affrontare. Quindi per quanto mi riguarda, ACPA, se rimane, sono contento, perché poi è uno che non rompe le scatole, è uno che non crea pressioni per giocare, è uno che quando c'è è pronto. Il mister sa che lui è a disposizione qualora dovesse servire. Poi c'è sempre il piano B, che è quello di piazzarlo, ma dopo averlo visto ampiamente all'opera. Quindi secondo me Baroni fa bene, secondo me Baroni potrebbe anche valutare un'altra situazione, alla permanenza a priori, oppure portarsi in ritiro in Germania ACPA, valutarlo anche dopo le amichevoli, una volta chiusa il ciclo della preparazione con l'ultima amichevole, fai una valutazione. Intanto il Monza sta lì, ACPA fa comodo a tutti, il Monza lo vuole, il Genoa lo vuole, ci sono anche in realtà squadre francesi che lo vorrebbero. Insomma, ACPA ha mercato, la Lazio lo sa. Però per quanto mi riguarda, prendete questo video come un applauso, come una lode, un merito a un giocatore che non è un fenomeno, non vi sto a far passare ACPA per un fenomeno, ma è un giocatore che però dà sempre il suo, come si dice a Roma, dà sempre il fritto, cioè mette sempre sostanza quando è chiamato sia ad allenarsi che a giocare. Quindi per quanto mi riguarda, un applauso ad ACPA, e se proprio rimane alla Lazio, io ve lo dico sincero, a me non mi dispiace proprio per niente. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ragazzi, vi mando un abbraccio forte,
Mi raccomando, mettete un bel pollicione in su, un bel mi piace e commentate, perché ve ne accorgete che vi leggo quando vedete i cuoricini, i pollici in su vicino al commento vostro, al 90% sono io. Ragazzi, vi leggo tutti, anche fuori dai video vi dedico attenzione. Vi leggo tutti e quando ho tempo riesco anche a rispondere, quindi nessun, state sereni, insomma, che non abbandono nessuno. Vi mando un abbraccio forte, forza Lazio, viva il calcio, viva quello che vi pare. Godetevi questa giornata, vi mando un abbraccio fortissimo da Manuel. Ciao a tutti.